ancora un rischio per il Napoli, no, Mimmo, no, con Thuram. Sì, è chiaro che l'Inter è... Oh, ragazzi, ma sembra che stiamo scoprendo l'acqua fredda. Cioè, l'acqua calda, sì. L'acqua calda la scoprono tutti, l'acqua fredda giustamente. L'acqua fredda non è facile. Quindi è chiaro che l'Inter è più forte e adesso comincia a vedersi la differenza. Rachmani, ora... primo ammonito del match? Rachmani, munizione giusta? Assolutamente sì, giusto, Spinta. Qual è la prima ammonizione? E chiaramente per il Napoli. Qui ci stava, gli interisti chiedono il fallo dal limite, no, Angelo non c'era niente. No, ha preso la palla. Vedi che tu non devi mettere in dubbio, Mimmo, l'imparzialità di Angelo. Fidati, ho detto questo. Sì, non mettere in bocca parole che non ho detto. Cianoglu. Non mi mettere in bocca parole che non ho detto. Ammonito Cialanoglu, non l'avete visto perché lo stavano incrociando prima di togliere l'immagine. Eccolo qua. Palla piena. Ma è palla piena. Palla. Aspetta, no, non qua. Aspetta, palla. Qua. Aspetta, qua. Eccola qua. Eccola qua. Step on foot con una buona velocità, giallo giusto, perfetto. Cominciano ad arrivare i gialli, quindi sta entrando bene. Borsetto, cominciamo a tirar fuori qualche limone, Borsato. È a Capuano. È a Padova. Giovanni Capuano. Borsato è a Schio a casa sua. Cioè c'è la Novlu, tanto salta già fuori. Capuano, gliene frega. Sì. Cioè, giustamente. E l'importante è che non salta questa, perché se ne prende un altro. Adesso deve stare calmo. Adesso deve stare attento, diciamo fine primo tempo. Massimo, vengo anche da te. Primo tempo equilibrato, tutto sommato, l'Inter più pericolosa. Assolutamente sì, anche inaspettato se vogliamo da parte del Napoli che ha tenuto bene. Napoli non mi ricordo per ora prima, tiri, Ho detto, ma no, hai ragione Gianluca, in attacco zero, però l'Inter non è che ha messo a dura prova la difesa del Napoli, ha creato delle occasioni pazzesche. Ho detto prima, ricordiamoci che anche Lecce Juve nel primo tempo, la Juve ha avuto un paio di occasioni importanti, però non è finita 0-0, quindi io penso che nel secondo tempo ci sarà un cambio di marcia, forse anche qualche sostituzione. Lasciami dire una cosa, tu l'hai valutato meglio. Lautaro Martinez ha fatto un fantastico gol come sempre, perché lui è così, è un cobra, è un crotalo, no? Però era fuori gioco, no? Sì. A parte quello non l'ho visto tanto in palla. Magari farà una tripletta poi dopo, ecco. Sì, diciamo che adesso parleremo anche dei singoli, della prestazione. L'altro di questo colpo primo di tempo. Testa di Thuram, Però ha ragione Gianluca, il Napoli si è difeso con ordine, poi si è ancora fa. No, prima. Tutte le volte è già di prima. È un replay. Adesso è espulso. È rosso. Volevi il rosso. Ha ragione, perché avrebbe dato il secondo giallo. È finito il primo tempo. Allora io vado subito per i commenti. Rossi, parto da te. Che primo tempo è stato? No, buono dell'Inter. Non è trascinante come la Lazio. Credo che il Napoli non abbia battuto manco un corner. Tanto per dire, adesso vediamo anche le statistiche. O forse ne ha battuto magari uno. Zero corner, guarda, sono sopra la tua testa, appunto, in questo momento. Zero corner, per il resto mi pare zero tiri, se non ricordo male, nello specchio. Cioè l'Inter faccio vedere anche i numeri, dai, così discutiamo anche su quelli. Intanto i gol previsti è in vantaggio l'Inter, 0.30, 0.09. Possesso palla in favore dell'Inter, 2 tiri a 6 in generale, ma in porta 0 tiri per il Napoli, 1 tiro per l'Inter. Bravi. 0 tiri fuori, 3 tiri per l'Inter, 2 tiri respinti per parte, punizioni 10-4 per il Napoli, calci d'angolo 2-0 per l'Inter, poi fuori gioco, insomma, i cartellini gialli li abbiamo visti, sono 1 per parte. Tipica partita, diciamo che l'ultimo sembra di dominarla, poi questo furbacchione qua. Vengo da tutti, sì. Dottor Macri, Piacentini, allora, Paladini, poi vado da tutti gli altri. L'ultimo quarto d'ora effettivamente l'Inter avrebbe meritato il vantaggio, perché si è vista di più, ci ha provato, c'è stato un gol molto bello che purtroppo è stato inficiato da un fuorigioco a un metro dopo la linea di centrocampo. Io sono fiducioso, perché se continuiamo a questi livelli prima o poi il gol arriva, dici, con Lautaro dovrebbe arrivare, a meno che non entriamo e troviamo un Napoli completamente diverso, come mi ha detto prima, perché prima durante l'intervallo
E Mimmo mi ha detto: vedrai che nel secondo tempo entra un Napoli spettacolare e vi fa Mimmo due gol. Così. Ah. Adesso andiamo da Mimmo. Piacentini. Allora, io ho visto una buona Inter, buona, niente di più, e un Napoli ben schierato da Mazzarri, perché cerca di chiudere tutti. Abbiamo avuto due colpi di testa, uno di Thuram e uno di Lautaro in alto. Mkhitaryan ha tirato alto, Di Marco ha fatto la barba al palo. Questo per dirvi che secondo me, con un po' più di precisione, l'Inter un paio di gol poteva farne. A me me ne basta uno. Luca Palladini. Io dico questo, che secondo me l'Inter si è abituato troppo bene. E ormai il tifoso, cioè infatti, il tifoso che vuole il 2-0 dopo 20 minuti. No, il rischio è che tu dici: va, che Inter ha sufficiente. In realtà, secondo me, l'Inter ha giocato una buona partita, solo che hai negli occhi talmente tante primi tempi di alta qualità che questo ti sembra leggermente sottotono, quando secondo me invece l'Inter ha giocato e poi una buona rettifico partita. Una cosa, solo questo. La cosa che aggiungo è che, ma questo me lo aspettavo, Napoli avrebbe giocato una partita gagliarda. E una Napoli cosa sta facendo? Dottor Macri, poi vado da Mimmo. Una cosa però che bisogna sottolineare, che dalle finali non bisogna aspettarci lo stesso tipo di partita del campionato. La finale è a sé stessa. Anche un po' più di precisione. Scusate se intervengo. L'anno scorso a Riyadh era una finalissima, era il derby. Io, hai capito, ero già in orgasmo dopo un quarto d'ora, già 2-0. Sì, cioè, non c'è una regola. Fatemi andare da Mimmo Pesce. Mimmo, allora, eri quasi depresso prima della partita, all'intervallo come ti troviamo? Chicchirichì, io ringalluzzisci, Sono particolarmente contento già per non aver preso gol, perché io ero convinto di finire il primo tempo almeno di sotto di due gol. Esagerato. Non sono d'accordo con Luca Palladini, perché sta cosa qua che diceva prima, perché cioè, io sostengo che invece la differenza sua è che il tifoso dell'Inter sostanzialmente è abituato a negli occhi quello che vede in campionato. E quindi si è abituato troppo bene. Quindi Tutti. Allora, voglio l'arbitro Angelo Bonfrisco. Che partita è stata dal punto di vista arbitrale? Ma direi anche abbastanza corretta, non tantissimi falli. E le due ammonizioni sono giuste. E quindi Rapuano sta facendo bene anche per merito dei calciatori. Però è una partita che non è ancora, secondo me, sbocciata. Decollata. Però Mimmo mi diceva nell'orecchio: ma queste attenzione, cose dici di parla in diretta. Mi diceva: sono cose che uno dice. Non lo diciamo agli interisti, però il Napoli ha riposato un giorno in più perché ha giocato giovedì. Esatto. E quindi il secondo tempo deve far qualcosa in più. Esce il Napoli. Ma quante cose sa Mimmo? No, perché non le dice anche Mischi, Vittoria. Il Napoli mi aspettavo fosse più remissivo, invece comunque sul ritmo lo sta tenendo. Bisogna vedere, perché l'Inter ha quelle accelerazioni che immediate che possono mettere. Sì, ma arrivare ai rigori non è il nostro obiettivo, no, se devo dirvelo. Certo, se arrivi ai rigori la partita è pari. Però potrebbe essere quello del Napoli, attenzione. Vito Elia, poi vado anche da Massimo Franchi e torniamo da voi per i singoli. Vito, che primo tempo è stato? Il Napoli si è difeso bene, punto. Meritava qualcosa l'Inter. Rieccoci. Allora, la partita, Bonfrisco, si è un po' incattivita? Sì, diciamo che si è un po' aperta a centrocampo, ripartenze un po' più veloci, forse i giocatori sono anche un po' stanchi, c'è qualche fallo di troppo e siamo arrivati a 6 ammoniti. Secondo. Il Napoli uno l'ha già tolto, Zerbin, che era ammonito, l'ha già sostituito. Non poteva rischiare. Sì, c'è troppo davanti alla porta. Ma volevo dire, secondo me adesso vince l'Inter. No, attenzione, vabbè, dici che il Napoli ha prodotto lo sforzo. Ha già dato tutto. Però siamo... Ce l'ha detto Vito. Ma adesso abbiamo qualche mi possibilità. Mi sa che c'è un rosso, L'ha rovinata la partita. Doppio giallo di Simeone. È stato ammonito poco fa. Vado subito da Bonfrisco per capire. Scusate. Tanto c'è Mazzarri che diventa male. Vergogna. Allora, in pubblicità ho detto: attenzione, ci sono 6 ammoniti in campo. No. La differenza potrebbe farlo un doppio ammonito. Sciocco anche Simeone, sì, era ammonito, ha fatto un fallo stupido. Comunque l'ha appena detto Bonfrisco. Ma va, che fallo, questo è netto, ragazzi. Ma come fa a protestare? Step on foot e lì è automatica la munizione. È oggettiva. Il labiale di Mazzarri si è sentito vergogna. Che guardi il
sul momento. No, sai cos'è? Allora c'è stato questo. Poi voglio anche Mimmo. Che l'arbitro ha ritardato un attimo l'ammonizione. Dopo che sono arrivati tutti i giocatori dell'Inter, secondo me hanno avuto l'impressione che lui l'avesse fatta un po' su richiesta. In effetti è una munizione oggettiva, cioè devi farla, cioè fallo qua, giallo sistematico. Fatemi sentire anche Massimo Franchi. Massimo, pestone, quindi giallo. È stato ammonito 3-4 minuti fa. Sì, sì, era l'ultimo ammonito. Ha preso con il braccio Cialanolo, no, 3-4 minuti fa. Sì, sì. E devi stare più attento, no? Assolutamente. E si è preso un rischio assurdo, gli ha schiacciato il piede. Ha lasciato la squadra, ragazzi, ha lasciato la squadra in 10. Giallo pieno, giallo arancio, Veramente. Fatemi sentire Mimmo Pesce, Mimmo, eravate lì. Lui che fa i segni così, ma no, non si può, ragazzi, ma un fallo clamoroso, come fanno adesso a dire così? Segna l'Inter. Mimmo, eravate lì un'ora di gioco a stare attaccati alla partita e poi è finito. Oh, è ancora 0-0. Adesso adesso cambia completamente. Fatemi sentire Mimmo. Adesso dico è definitivamente finita, per cui prima avevamo una minima possibilità, adesso è definitivo. Diciamo che adesso l'obiettivo di arrivare ai calci di rigore per il Napoli adesso è forse un obbligo. Però io c'è qua, c'è Angelo Bonfrisco, più complicato, no? È chiaro, all'Inter in 10. Lo Streprofrus 61 a 66 è successo. Tu contesti lo Strappenfuss c'è stato gli ha schiacciato il piede. Però qui c'è Angelo. È una finale di Supercoppa. A volte gli arbitri possono anche fanno correre tante cose che sono molto molto evidenti. Ma hai visto che ci ha provato. Dice ragazzi, non ho visto. Non puoi far correre sto fallo, Mimmo. Ma non puoi far correre un fallo così sotto le panchine, no? Si è visto. C'è Barella che Mimmo è il partito di quelli che dicono così rovini la partita, devi lasciare andare. La partita è indirizzata. Però Mimmo, mi sorprenderebbe il contrario, ma la partita è indirizzata. La verità te l'ha detta Massimo. Sei già ammonito, sei tu comunque, che devi stare attento. Dell'Inter, non devi Barella fare quell'entrata lì. È uscito Barella ed era arrabbiato, ma secondo me Inzaghi ha detto è meglio che esci, sennò giochiamo 10 contro 10. No, perché qui il problema non è Barella che saltava la Fiorentina, Barella che non finisce la partita. Infatti mi ha scritto il direttore, cosa mi ha scritto? 51-49 è cambiato una per l'Inter, certo, per forza. Il direttore è uno che ne sa di tu sei d'accordo. In Coppa Italia il Torino a San Siro in 10 contro 11 batte e elimina il Milan, cioè non è che se sei un uomo in meno Gianluca, è la morte. Va bene, ma è chiaro che la partita ormai è finita, dai, su. Ma per te era finita prima di cominciare. Volevate già, siamo qua, chiuderla un'ora prima di gioco, dai. E ancora siamo 0-0. Non la seguo neanche più, non cosa mi interessa fai? Più. Cosa fai? Non mi tirare neanche in ballo, non la voglio neanche più guardare. Cos'è, un fotoromaggio? No, lo sai. Anni 70, è del 56. Sì, ma Mimmo, guarda che ci sono ancora 30 minuti. Non mi interessa, perché questa è una partita che deve vincere l'Inter. Lo sapevamo, no, da vincere l'Inter. Dire così. Va bene, ok. Ma io guarda che non ce l'ho sullo strap and food che ha fatto Osimhen. È la munizione di prima, che era assolutamente esagerata. Mimmo, gli ha appena sfiorato il braccio. Dai, facciamo i bravi, su. Mimmo, scusa. Ha fermato una ripartita. Per te è esagerata quella munizione. Io mi disinteresso. Ma scusa, non ha fatto una pirlata a fare il secondo fallo sapendo di essere già ammonito? Sì, questo sono d'accordo. Avete vinto, bravi, avete vinto, dai. Sì, ma scusa, la tua polemica, però c'è anche Bonfrisco che ti ha spiegato perché è stato giusto. No, ma guarda, l'abbiamo detto di Barella si è arrabbiato, ma deve arrabbiarsi con se stesso, perché ha preso un giallo inutile e ha costretto il suo allenatore a cambiarlo. Cioè, quindi poi se tu prendi un giallo, fosse anche sbagliato la parte quello là, che ha fatto Simeone. Ma sei tu che devi stare attento a non prendere il secondo, perché il primo lo puoi anche prendere. Puoi anche prenderlo anche se sbaglia l'arbitro, però sai che sei ammonito. Quindi devi giocare con una testa diversa. Simeone ha rovinato la prestazione della sua squadra. Sì, perché insomma l'ha lasciata in 10, al di là dell'arrabbiatura. Perché adesso, Pesce, se prima facevano qualche azione. Adesso faremo 20 minuti. Sono arroccato. E speri di arrivare ai calci. Certo, dove no, poi magari invece cambia il mondo. Può succedere tutto. Andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito a tra poco, grazie.
Rieccoci, intanto c'è sempre Mimmo Pesce che ormai ha deciso di non guardare la partita e si dedica al fotoromanzo. Hanno fotoromanzo fatto... del 1974. Dimmi Angelo, no, hanno fatto rivedere, intanto che eravamo fermi perché c'è un cambio, no? Cioè questo ha tolto Carasdiglio, Politano, no, e ha messo Gaetano e Lindstrom. Adesso io non ho capito perché. Te lo giuro, tu non puoi togliere veramente il giocatore più forte in assoluto e per no, ma ragazzi, Varaschelia in finale, perché lo togli? Ragazzi, il mister sta pensando solo ai rigori. Scusate, cosa è successo? Ha tolto Varaschelia, ha messo Gaetano. Non è anche un rigorista. Questo è Mezzeri. Mezzeri non è la prima volta che fa sta roba qua. Matto. Cioè, ragazzi, non è... barricate. Poi tu mi hai detto in pubblicità, Simeone già ammonito, però sono passati 3 minuti, ha ragione Massimo Franco. Sì, no, va bene, però adesso noi, a parte il fatto che se esultate al gol siete veramente vergognosi. Un 11 contro 10 con una squadra scalcagnata, vedrai che esulteranno come se avessero vinto la Champions League. Vedrai, esulteranno come se avessero vinto la Champions League. Perché vergogna, tu non esulteresti. In 11 contro 10 con una squadra in difficoltà già di suo. Sì, come giocare con una squadra dell'oratorio. Che è lì, con i numeri della la cosa, la smorfia napoletana. Dici che sta portando la squadra ai rigori. Perché non lo conosco. No, allora, perché Mimmo dice Mazzarri doveva sostituire Simeone. Però obiettivamente fa fallo, passa 3 minuti. Come fai a prendere il secondo giallo? Tanto si sta innervosendo. Secondo me non ha avuto il tempo. Cioè, l'ingenuità di Simeone non deve essere imputata a noi. Lì vale a bocce. Certo. Se non è bocce, vale andare lì. E tu non devi andarci vicino. Vai. Sì, ho capito, non devi andarci vicino. Però sei lì che pressi. Insomma, prima o poi il gol lo fai. Allora, i due cambi. Come sta giocando il Napoli? Prima, all'inizio, primo tempo, linea difesa 5, adesso è diventata 6, con una seconda linea, gli altri 3 sono in seconda linea, quindi non ha più punte, quindi gioca solo per i rigori. Cioè non ha... è giusto. Cioè un giocatore che ti può fare un po' la differenza, tienilo in campo. Ma lo fai. È così, ti metti dietro. Cioè, Mimmo, così... Tira! Stai dicendo all'Inter, siamo qui. Angolo. Ci difendiamo e basta. Vabbè, che ci può anche stare, perché è chiaro che l'Inter è già strafavorita prima, adesso ha maggior ragione. Cioè, Piacentini addirittura diceva bisogna il Napoli dovrebbe mettere Raspadori. Ma ancora Mazzari ha tolto... Quanto manca? Magari lo mette negli ultimi 10, cosa ne sai? Magari lo mette negli ultimi... Intanto allora, noi ci stiamo mangiando come al solito l'impossibile. Sì, quindi. Un po' di gol sta sbagliando. Siamo poco precisi, l'ho detto, da subito. Lo mette, lo toglie l'equilibrio alla squadra. Però. Lo mette sicuramente, ma secondo me non arriva agli ultimi 2-3 minuti, che poi gli fa tirare i rigori. Basta. Madonna, cos'è uscito. Allora, Turan poco preciso. Sì, oggi. Non adesso. Stasera, nell'occasione di prima, quando parla in mezzo. Ma un po' tutti, un po'. Stasera ne ha sbagliato Lautaro, però era difficile. Prima. Barella prima. Attenzione. Pure di Lorenzo. Chi è questo qua? No. Però... cioè, Mimmo, chi ti può aggrappare, Mimmo? A nessuno, a San Gennaro. Chi ti può aggrappare? A me sembra Lindstrom, però. No, è Mazzocchi. Mazzocchi. Che acquisto che abbiamo fatto? Mazzocchi. Si è stirato. Espulso appena la prima partita. Adesso sei pure infortunato. Quest'anno è proprio da dimenticare. Mazzari in mezze maniche. Sì, Mazzari in mezze maniche. Ragazzi, comunque vorrei spiegarvi una cosa che forse non sapete. Ci sono 19 gradi. Adesso non mi sembra una roba stare. Però è vero che Inzaghi ha il... Va bene, ma tu c'è un allenatore che ha 0 gradi, sta in Ognuno Inzaghi. C'ha il suo senso della temperatura. Io per esempio c'ho caldo adesso. Sì, qua però, ha detto con una... dolce vita, fuori, ma ci ha fatto notare una curiosità. 600 kg e non è certo. Quello lì col giricollo di Vigogna. Guarda chi entra. Ho capito. Chi entra? Raspadori. Ci avevi visto giusto, Ma adesso prova a vincere. Però posso dirti, Vitolia ci ha dato una entra anche per gli eventuali rigori. Raspadori per i rigori. C'è l'impermeabile, è con la giacca, la cravatta. Però manca ancora tanto. Cioè, Mimmo, non pensate dire, di arrivare a me tutto sommato. Intanto, noi avevamo già messo in preventivo di perdere. Non è questo il punto. Mi darà più fastidio l'idea di vederli esultare come se avessero vinto contro il Manchester City.
perché la maglia sarà uguale, la reazione. La maglia io se succede sta roba mi alzo e me ne vado. Me ne vado. Tu sei un campione d'Italia. No, no. Tu sei un campione d'Italia. Non avere il senso nella misura. Ma stai zitto che sei un campione d'Italia. Ma buttato fuori un giocatore del Napoli che neanche in terza categoria. Lo buttano fuori. Dai, un fallo che neanche in terza categoria ti danno il rosso. Bonfrisco, digli qualcosa. Dai, ragazzi. No, lui vuole dire che in terza categoria lo buttano fuori prima. Sì. Cioè, poteva chiudere gli occhi su questo fallo. Mimmo, poteva chiudere gli occhi su questo due, fallo. Ma io non so, ma non mi sembra di dire una roba. Mazzarri inviperito. Sì. Ragazzi, dai, su, non si fa una roba del genere in una finale di Supercoppa. Neanche gli avesse spaccato, gli ha toccato, gli ha sfiorato il piede. È chiaro che Di Marco ha fatto un urlo come un pesto, un frutto. Ha monito che Mazzarri deve farsi sei certo, ma per forza. Di Marco era Acerbi, quindi ha ragione Mazzarri secondo te. Era Acerbi, no, dico, esagerato, è chiaro che si è fatto come era sempre Acerbi. Succede come... non era Di Marco, era Acerbi. Allora, anche questo giallo di Mazzarri è tattico perché sta perdendo un po' il ritmo della partita. In questo momento Mazzarri non è tattico. Sì, ma no, giustamente. No, però, ogni cosa che può farti perdere tempo. Allora si faccia cacciare Frustalupi, tutta la panchina del Napoli. Potrebbe essere una tattica. Magari una mezz'oretta la perdiamo. Ragazzi, manca un quarto d'ora. Magari riesci a arrivare faticosamente ai calci di rigore. Guarda che manca un quarto d'ora, certo. Andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito tra poco, grazie. Intanto Mimmo è qua perché non si dà pace. No, non c'è anche una statistica credere. Che vi legge Mimmo Pesce. No, ma non ci credo perché ti ringrazio. Opta. Ha scritto Opta Paolo. Opta Paolo si chiama. Opta Paolo. Vabbè, è sardo, Opta è un cognome sardo. No, non è sardo. Giovanni Simeone ha ricevuto la sua prima espulsione in 280 match in carriera dal suo arrivo con i club tra tutte le competizioni. Ragazzi, la proprio sua... stasera doveva essere espulso. Stasera, hai capito? Stava scritto. Ma scusa, ma 280 match che ha fatto in Italia. Ma guarda caso quanto viene espulso stasera. Ma Mimmo, mai stato espulso. Ma cosa vuoi dire? Dici cosa vuoi dire chiaramente, dillo chiaramente. Vuol dire che ha scelto la serata lui lo sbagliata. Dice, no, ragazzi, qua è Opta Paolo. È lì da vedere. Poi che sia chiaro, io non conosco Opta Paolo. Non l'ho mai visto in vita mia. È serio. No, c'è scritto. Certo, ragazzi. Giovanni Simeone ha ricevuto la sua prima espulsione in 280 match. È capitato proprio stasera. E guarda caso. Non è guarda caso. Ma tu guarda caso. Inzaghi ha messo tutte le punte che aveva. Comunque, però Stefano, ne è arrivata una. Stefano, ti comunico che Milano, Lautaro, Sanchez e Arnautovic. Di là non stanno più seguendo la trasmissione, sono concentratissimi perché. Beh, giusto, sono concentrati. Stiamo giocando solo bomba! Adesso si sta giocando. Si sta giocando a una porta. Bello però, Mimmo, si sta giocando a una porta. Bene. Perché sei arrabbiato? Segui la partita invece. Cioè, dovresti stare vicino alla squadra in questi momenti. Sì, ho capito, ma qua, ragazzi. Questa è la classica partita. Questo è come prima, che arriva ai rigori, dopo butta il telecomando e va avanti col capitone un quarto d'ora. Non fare quello che come tu non devi gioire. Io non devo gioire, sono in 10 contro 11, mi dice a me che non devo gioire. Allora o segui la partita e soffri per la tua squadra e allora ti rispetto, o se devi fare quello che legge Colo, sai, come triste Venezia per me di Franco Franco Gasparri, non dare le spalle alla tua camera. Franco Franchi, allora Franco adesso Gaspar. Se la vinci gioisci. No, io adesso sono preso. Se la vinci adesso tu gioisci. Io, tu non devi sapere che come triste Venezia per me è avvincente. Adesso io devo vedere Andy, che è protagonista, che fine fa, hai capito? Va bene, ma invece di vedere il Napoli che fine fa contro l'Inter. E che vuoi che guardi fa? Andy? Certo. Ma figlio mio, ma frate mio, ma tu che fine vuoi che facciamo, frate mio? Ma magari arrivati in rigore sono. Ma è chiaro che questa è segnata sta partita. Se arriviamo a rigore vinco con loro, vedrai. Sì. Oh, Yogo, ma come è girata vuoto? Dai, ma come è girata vuoto? Non ho capito. Dai. Allora, no, questo però ha fatto tutti i suoi miti, sì, quelli sì, col sì. cornetto, quelle cose lì. No, le state provando tutte. Tutte, non tiriamo molto meno di qualche istante fa. Sai invece cosa? Da quando c'è stata l'espulsione non è che si è cambiata tantissimo. Un paio di occasioni l'avete avuto. Ma non è cambiata tanto. Loro si sono abbassati. E noi ci siamo chiusi. Voi vi siete abbassati. Ma
Sì, 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 dimmi Vito. Ma non riescono a superare la metà campo. Vabbè, ho capito, ma... Però bisogna far gol. Allora, loro obiettivo è prendere una palla vagante e provare oppure andare in rigore, mi sembra ovvio, no? È normale. No, in effetti non è cambiato tanto il discorso, perché il primo tempo ha fatto tanta fase difensiva il Napoli. Sì. Metti che l'Inter si innervosisce, fa una scemata. Angela, però ha giocato. Ha giocato. Ha cercato di giocare. Cioè, è chiaro, diciamo che rimane in 10, non può fare tutti altro. In 11 contro 11 avevi, da parte di... C'è Osimè, la speranza allora di vedere una nazione. Puoi tentare quella roba lì. Se va a Raspadori, no, palla al piede, che magari scivola, c'è, dico per dire. Può... Dai, Gianluca, l'obiettivo è arrivare ai calci di rigore. Il Napoli ho capito, nazione, perché ai calci di rigore ho vinto io. No, secondo voi ho vinto calci di rigore, no, torna ai tutto in calci gioco. Ai calci di rigore è assolutamente equilibrata. Attenzione, che loro hanno un dai, dai, dai. No, quindi attenzione che loro hanno comunque un gran bravo portiere che dai, il rigore sa parlare. Sì, ma non abbiamo i rigoristi, Giordano. No, non hanno infatti sto dicendo che loro hanno un portiere. Hanno il pallone. Sì. E intanto sono ancora qua che possono vincerla. Sì, sei lì aggrappato, Mimmo, al... Sono aggrappato a un pregio, Sommer. No. Che quando dai, sta che buona, per... Dai, che buona. Bello. Che quando sta presa di mano, da ricevere il rigore. L'ha presa di mano subito. No, ho detto a Gianni, l'ha presa di mano. Ah, era una domanda, era una domanda. Era interrogativo. Era interrogativo. Lo stanno chiedendo anche al bar. Beh, perché scusate, ma io mi... Scusate. Sì. Non potete dare il rigorino, cioè, ci manca il rigorino all'Inter. Attenzione, siamo abituati. No, dai, chiamarlo che arriva. Dai, ma su, finisce prima sta partita. E all'87esimo ha detto Vito. Io ho detto 87esimo. Bello, dai, da solo. Sì, adesso l'Inter non vuole entrare. Adesso siete tambureggianti. Comunque qua è stato bravo Arnautovic, eh? È stato bravo, l'ha controllata, l'ha tenuta, Baladini, e poi ha tirato. Dimmi il recupero, quanto sarà? Beh, anche Sanchez 5. Però ha fatto una bella stagione. Sì, anche Sanchez. Recupero sarà importante. Allora vabbè, noi... Dai, gli ha dato un pugno in faccia. Gli ha dato un pugno in faccia. Rachmani. Mamanovic, gli ha dato un pugno in faccia. Diciamo che abbiamo 10 minuti, va. Tanto si allora... sta... gli ha dato un pugno in faccia, no, no, ma sta bene. Una manata, ci sta marciando un po', visto che siamo sta cercando di portare avanti una crisi, stanno cercando di arrivare fino ai calci di rigore. E Mimmo, ormai la strategia è quella lì, cercare di arrivare. Andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito, tra poco, grazie. No, tu cosa sei? Lo facciamo. Dottor Macrisi, che bello. Gol! Non dire mai più gol prima. Il gol dell'Inter. Perché è così. Ma che medievale, ho pensato che fosse entrata. Io vedo meno di te. L'indifferenza di Mimmo Pesce. Il gol di Lautaro che non sbaglia mai. È veramente è il trascinatore dell'Inter. 1-0 però nei minuti di recupero. Ho detto subito, dottor Macri, è vero. Cosa dottor sente? Macri, detto, sì. Sì, facciamo gol. Sì, e sì, gol è stato dopo 20 secondi ha segnato. Complimenti all'Inter, Mimmo. Ci avete bello, provato fino alla fine. Gol bello però, un gol bellissimo di Lautaro. Un gol di Lautaro, alla Lautaro. Alla Lautaro. Volete, Mimmo. Chi gliel'ha messo dentro? Proprio adesso che ci credevi, proprio adesso. No, non ci credevi. Cosa è successo? No. Mimmo non ci credeva. Cosa è successo? Ha fatto con l'Inter. Mimmo ha sempre detto che non ci credeva neanche di tre... Non mi sono distratto, avevo detto l'87esimo. Non seguivo neanche più la partita. Comunque Pavard ha messo una palla che era stupendi, eh. Ricordatevi bellissimo, perché bellissimo, si è preso Pavard, ricordate tu soprattutto male, tu meno male. Il gol dell'Inter, Mimmo, mancava poco, aspetta, ma è una partita segnata, ragazzi, non mi sono neanche appassionato, non so come dirti. Ma non è vero, invece il Napoli mi hai visto appassionato alla partita. Poi c'è stata l'espulsione, quel pizzico di passione che potevo avere è proprio caletto, quindi non mi interessa.
Beh, però possiamo dire vittoria meritata. Scusate, no, perché stiamo discutendo. Poi di che cosa stiamo parlando? Invece bisogna fare. Allora, cosa stiamo parlando? Della vittoria, supercoppa, vittoria. Invece facciamo i complimenti al Napoli, perché a differenza dei rossoneri che hanno preso tre pere e sono andati a casa. Ma perché della Lazio sempre parlare del fermo Milan? E perché io faccio la storia. Allora il Napoli, un'altra coperta che ti metti in bacheca, la coperta, trofeo, ma cerca di vincere qualcosa, 44esimo trofeo se arriva. Allora invece, poi non vicino, visto che ti sta stuzzicando, lo dico ma serio, ma cosa vuoi stuzzicare? Allora, lo sai che ti ho fatto esonerare il tuo triplete? Eh? Lo sai che il tuo Mourinho l'ho esonerato nella sua San Siro? Via, a casa! A casa il tuo Mourinho! A casa! Il destino è quel che è! Però non c'è scampo più per te, caro mio! Ma cosa te lo dico? Chi se ne frega di Mourinho? Allora, vincendo la coppa! Secondo te me ne frega qualcosa di Mourinho? Tu sono 16 anni che non fai una finale. Io vinco quello importante. Sì, dai. Cosa? Uno scudetto che continuerai quando avrai 110 anni. Guarda, fatemi sentire. Fatemi sentire la Massimo coppetta, Massimo, alla fine è arrivato il gol dell'Inter. Ma perché gli dai l'iniziativa? Ma perché gli dai l'iniziativa? Secondo me però veramente sono andati un passo dai rigori, la chiave è stata a mio modo